bentornati chi già mi segue nel mio canale e benvenuti a coloro che sono arrivati adesso per la prima volta qua dentro il mio spazio tecnologico. Oggi torno a parlare del piccolo Ninja Funsky 913, eccolo qua, e parleremo di come vola, quali sono le mie sensazioni, ma soprattutto affronterò la parte del comparto video. Ma andiamo a vedere di cosa vi sto parlando. Bene ragazzi, onestamente questo drone è davvero davvero carino. Questo Funsky 913, vi ricordo che è un quadricottero con motori brushless, veramente molto silenziosi, ha un GPS, una camera frontale inclinabile manualmente di circa 30 gradi e firma 1920x1080 pixel a 30 fotogrammi per secondo. Ma per tutti i dettagli potete tranquillamente andarvi a vedere questo video che vi metto qua sopra, dove vi spiego i dettagli di questo piccolo drone. Vi dico subito che vi presento un test in una doppia situazione climatica, ovvero in una parte in una giornata nuvolosa e anche con un po' di vento, per cui difficoltà a connettersi, i satelliti, insomma, discorso GPS un po' più problematico, e in parte in una giornata di semisole, che è quella di oggi, senza vento. Dunque mi concentrerò sul volo e sui dettagli tecnici, ma soprattutto andremo a vedere il lato video di questo drone e vediamo cosa ci propone, usando come soggetto questa abitazione di campagna che vedete qua dietro le mie spalle, che spesso sorvolo nei miei test video con i miei droni. Diciamo subito, e io lo sapete, lo dico sempre quello che penso senza mezzi termini, che la connessione all'inizio, nella prima giornata nuvolosa, mi ha lasciato un po' a desiderare. Infatti il drone non mi agganciava bene i satelliti e si fermava a 6, stazionandoci per un bel po', poi dopo un po' di passaggi e di switch via radiocomando da GPS ad ATTI sono riuscito a decollare, ovviamente con l'ausilio dell'assistenza del GPS, e senza GPS in quella situazione era un po' anche difficoltoso il volo, mentre in una giornata un po' migliore anche senza GPS si guidava e si guida abbastanza bene. Il drone in volo si comporta davvero bene, ma veniamo appunto alle immagini. La qualità non è il massimo, ma rispetto ad esempio a un SJRF11 sono più stabilizzate e dunque molto più guardabili. Diciamo che la stabilizzazione elettronica che il produttore promette è presente, ma non in modo totale. Infatti basta spostarsi lateralmente, movimenti un po' più bruschi, che l'immagine si piega ovviamente e risulta inutilizzabile e inguardabile. Di fatto perde l'orizzonte e diventa appunto quindi non utilizzabile. Comunque focalizziamoci sulle immagini. Quello che vi ho detto, cioè, è il soggetto della campagna toscana, è questa casa in una doppia condizione meteorologica. Volevo dirvi che anche lato foto, nel comparto appunto scatto foto, non è male. Guardate queste immagini che vi propongo, eccola. Credo che sia discreta, secondo me è davvero davvero accettabile. Ma andiamo a vedere le immagini che vi propongo. We'll be right back.
Bene, come avete visto, la qualità non è esageratamente eccellente, ma la curvatura delle immagini, che deriva dall'obiettivo a 115 gradi, non essendo elevata e avendo anche un po' di stabilizzazione elettronica, riesce a mettere insieme dei video decisamente accettabili. A me veramente soddisfano, che era, come vi dicevo nel precedente mio video, l'obiettivo principale che mi ero prefissato per questo piccolo ninja. Dunque, tirando le somme finali, vi posso dire tranquillamente alcune cose. Il drone è veramente carino per il basso costo per cui viene venduto, vola davvero davvero da Dio, è silenziosissimo, ma secondo me devono e possono migliorarlo grazie ad aggiornamenti prossimi futuri lato firmware, e ovviamente anche sull'app, che usando iOS è abbastanza imbarazzante, perché il minimale menu che presenta è in cinese, e ovviamente anche i pochi avvisi che compaiono sul display sono ovviamente in cinese. Le operazioni da fare sul drone sono quasi tutte da fare da radiocomando. Un esempio su tutti, il passaggio da mod 1 a mod 2. Il drone arriva infatti come stato di fabbrica in mod 1. Non si può fare da app, ma va fatto direttamente con una combinazione di tasti direttamente da radiocomando. E ovviamente usando quasi tutti in mod 2 va fatto il cambiamento. Come il passaggio da volo assistito in GPS e non, ovviamente. La connessione Wi-Fi tra il drone e lo smartphone è molto veloce, e anche il segnale video presenta interferenze e latenze. Ho provato anche con due Android, e con uno, con Note 5, non mi si connette. Verifieremo più avanti. Ho rilevato anche il problema delle ricezioni dei satelliti per iniziare il volo, questo nella giornata più nuvolosa. E ho dovuto un po' penare per farlo partire, mentre nella giornata migliore tutto è andato benissimo. Diciamo che poi, tutto sommato, se volate con il GPS, il piccolo Ninja 913 si comporta davvero davvero bene. Viceversa, manualmente il volo è un po' più difficile, però si guida anche in quel modo abbastanza bene. Ragazzi, onestamente questo drone è da usare possibilmente in GPS, perché è più consigliabile vista la stabilità. Lato video ne ho già parlato in precedenza, le immagini e la qualità non sono eccellenti, ma nonostante la curvatura appunto derivante dall'obiettivo a 115 gradi non disturba, e anche se non è perfetta, lo sforzo di stabilizzare elettronicamente il video, diciamo che dà onestamente i suoi frutti. Si riesce a creare dei piccoli video accettabili, come ho appena detto, però mi aspetto che la casa produttrice, visto che il drone non è affatto male, faccia aggiornamenti lato firmware per i prossimi periodi, in modo da renderlo ancora più performante e usabile, soprattutto nell'esperienza di guida. Che dirvi? Onestamente io ho volato, soprattutto nella giornata migliore di sole, bene. Il drone risponde ai comandi, è silenziosissimo e è divertente da guidare. È davvero davvero un piccolo gioiellino. Se pensate che costa poco più di 100 euro, è davvero incredibile. Ovviamente dobbiamo prenderlo come un drone a basso costo, però diciamo che si portano a casa i risultati. Mi aspetto onestamente da questo oggetto dei miglioramenti, e presumo ci saranno su tutta la linea, sia lato firmware sia lato applicazione, appunto perché i suoi problemi ce l'ha. Però ragazzi, è davvero davvero un drone molto ma molto divertente. Bene ragazzi, che dirvi? Se questo video del piccolo Ninja 913 vi è piaciuto, niente, non vi chiedo di mettermi un bel like qua sotto, di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti. È molto facile, è sufficiente che clicchiate su questa iconcina in basso a sinistra dello schermo o a destra per voi che guardate. Spero che appunto il mio video vi sia stato utile. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video da Bighenette, dal piccolo Ninja 913, in questa location di questo fabbricato che avete appunto visto nelle immagini del piccolo Ninja. Ciao, alla prossima da Bighenette.